La storia potrebbe sbagliarsi a tal punto che i templi costruiti da re Salomone e da re Erode non fossero affatto sul monte del Tempio in Gerusalemme? Sia gli ebrei che i cristiani credono senza alcun dubbio che questi templi furono situati sul monte del Tempio per centinaia di anni. Nascosta dentro al Tempio, nel Santissimo, c'era l'Arca dell'Alleanza. Quindi per gli ebrei il monte del Tempio è il luogo più sacro della Terra. Anche 1 miliardo di musulmani lo considera sacro, credendo che lì Maometto sarebbe sceso al cielo, dall'area della cupola della roccia. Questo pone un enorme problema per molte fedi che si scontrano nell'epicentro del luogo di Gerusalemme, conosciuto come Monte del Tempio. Non sorprende che questo sia uno spicchio di terra molto instabile, dove è stato versato più sangue negli ultimi 3000 anni che in qualsiasi altro luogo sulla Terra. Molti credono che questo sarà il luogo della Terza Guerra Mondiale. Ma se il Monte del Tempio non fosse la vera ubicazione dei templi, la tradizione permetterà un esame più attento. Possiamo trovare prove nella Bibbia o nella storia antica o testimonianze materiali che dimostrino che i templi erano ubicati altrove? L'altra parte di questo muro, c'erano il primo tempio e il secondo tempio, furono distrutti. E il terzo tempio, quando verrà il Messia, sarà qui, dall'altra parte del muro. E ci è stato detto che la presenza rivelata di Dio non si è allontanata mai da queste mura, dal tempo del tempio fino ad ora. Ed è quello che sentiamo quando veniamo qui, la presenza rivelata di Dio. Questo è il sito più sacro che abbiamo in questo momento. Il terzo tempio si troverà esattamente qui. Quindi crede senza dubbio che non c'è dubbio. Sebbene molta gente sia oggi convinta che i templi fossero situati sul monte del Tempio, 1600 anni fa non era così. Se vi dicessi che nel IV secolo c'erano 4 luoghi che i rabbini indicavano come sedi del Tempio, 4 luoghi diversi nel IV secolo, mi credereste? No, la nostra tradizione è autorevole e noi seguiamo quello che abbiamo, non facciamo congetture personali. Se non abbiamo quello che ci hanno dato i nostri maestri, non abbiamo niente. Prima che qualcuno possa arrivare e cambiare ciò che è già stato stabilito, bisogna che sia più grande di chi l'ha già stabilito. Sfidare una tradizione secolare non è facile, ma è obbligatorio per la nostra ricerca della verità. Mettere in discussione una tradizione non è mai facile. Eppure essenziale se vogliamo risalire alla verità, a quello che è davvero successo e a quello che veramente accadrà. Sei ebreo? No, non ho tempo da perdere con te. Potrebbe essere addirittura che il più grande errore archeologico di tutti i tempi sia stato quello di collocare i templi di Salomone e di Erode sul monte del Tempio? E se è così, qual è il reale sito del Tempio oggi? Le implicazioni profetiche sono veramente clamorose e le relative ripercussioni politiche potrebbero rivoluzionare tutti i connotati del Medio Oriente. Sono Bob Cornuke, mi trovo a Gerusalemme e sto per accompagnarvi in una spedizione che non avete mai fatto. Cercheremo il sito perduto dove sorgevano i templi di Salomone e di Erode. Io credo che l'archeologia abbia veramente sbagliato in questo. Credo che la storia si sbagli terribilmente nell'indicare il Monte del Tempio come il luogo in cui sorgevano il Tempio di Salomone e il Tempio di Erode. Quindi tireremo fuori la Bibbia e la useremo come cartina, come bussola per risolvere questo antichissimo mistero. Intorno al 957 a.C., Eloa fece costruire al re Salomone un tempio per il culto, i sacrifici e per custodire l'Arca dell'Alleanza. Questo magnifico edificio rimase in piedi fino al 586 a.C.,
quando i babilonesi lo distrussero e fecero prigionieri gli israeliti. Verso 515 a.C., Zorobabele e altri esiliati israeliti riuscirono a ritornare a Gerusalemme per ricostruire il Tempio sulle rovine del primo che era stato demolito. Questo secondo Tempio non era spettacolare come quello di Salomone, ma svolse la sua funzione fino al 20 a.C., quando il re Erode ne intraprese un notevole progetto di restauro ed espansione. Questo è il Tempio che esisteva al tempo di Yahushua, dove egli insegnò in numerose occasioni e dove si scontrò con i cambi a valute. Nel 70 d.C., 4 anni dopo la ribellione degli ebrei contro l'impero romano, il comandante militare Tito e l'esercito romano distrussero completamente il Tempio. Oggi, molti ebrei cristiani attendono il tempo in cui verrà ricostruito il terzo tempio, come profetizzato nel libro di Ezechiele. Secondo la tradizione, andrà ricostruito nello stesso luogo dei templi di Salomone e di Erode. Sarà presso l'enclave musulmana del Monte del Tempio o da un'altra parte? Questo rende la ricerca dell'effettivo sito del tempio ancora più imperativa. L'esploratore biblico Bob Cornuke ha passato gli ultimi decenni a cercare il vero Monte Sinai, l'Arca dell'Alleanza, l'Arca di Noè e il relitto del naufragio di Paolo a Malta. La sua ricerca del sito dei templi di Salomone e di Erode è cominciata diversi anni fa, mentre stava leggendo Matteo 24. La Bibbia ci dice, in Matteo 24, dove Yahushua sta parlando, e sta parlando ai suoi discepoli, e si sta allontanando dal Tempio. E guardando in alto verso il Tempio, Yahushua si rivolge ai discepoli e dice, in verità vi dico che qui non resterà pietra su pietra che non sarà diroccata. Neanche una pietra, distruzione totale. E questo è ciò che riporta la storia, che il Tempio fu completamente distrutto. La collina chiamata Sion e Gerusalemme, l'edificio che è lì, cioè il Tempio, è stato totalmente rimosso o distrutto. Fu abbattuto e distrutto in maniera così radicale che chiunque fosse arrivato in quel luogo non avrebbe mai creduto che vi sorgeva una città. Ma se il Tempio di Erode fu distrutto completamente, come può esisterne oggi il muro occidentale? O Yahushua è stato impreciso in Matteo 24, o il muro occidentale non era affatto parte del Tempio di Erode. Verso 63 a.C., i Romani presero la città. Il generale Pompeo si fece aprire le porte, e da quel momento in poi i Romani mantennero il controllo qui per più di 300 anni. La grande domanda è, dove alloggiavano? Nessuno ha mai trovato un solo mattone che appartenesse alla fortezza romana. Io credo sia perché si trovava sul Monte del Tempio. Quello era la fortezza romana. Quell'enorme complesso, se lo si osserva oggi, ha le stesse dimensioni di molte fortezze romane. Quindi, dove alloggiavano i Romani? Sul Monte del Tempio. Collocare il forte romano sul Monte del Tempio spiega come mai il Tempio sia stato totalmente distrutto, eppure ne rimangano i resti ancora oggi. Il muro occidentale, invece che essere un resto del Tempio di Erode, potrebbe benissimo essere una parte del forte romano. Eleazar ben Yair, il comandante degli israeliti che si rifugiò a Masada, disse: Gerusalemme è ora rasa al suolo fino alle fondamenta, e non ne resta nient'altro che quel monumento, cioè il campo di quei romani che l'hanno distrutta, che ancora incombe sulle sue rovine. La visione tradizionale colloca il forte dei Romani, chiamato Torre Antonia, nell'angolo nord-ovest del Monte del Tempio. Si presume che questi tre acri avrebbero ospitato l'intera decima legione romana. Ma quanto era grande una legione? La storia ci dice che una legione formata da circa 6.000 soldati, con il personale di supporto, poteva arrivare a 10.000 persone. Se fossi stato al comando della decima forte legione romana, inviata a Gerusalemme per mantenere la pace, avrei occupato un luogo elevato. Avrei posto i miei soldati sul Monte del Tempio. E se guardo quel minuscolo edificio, che oggi viene chiamato Forte Antonia, è quasi ridicolo credere che 6.000 soldati, più circa 4.000 addetti al campo, abbiano potuto occupare quel piccolo edificio.
4,000 camp followers occupied that tiny building. Roma, la fiera dominatrice di Europa e Medio Oriente, si sarebbe accontentata di porre il suo forte come un appendice del Tempio ebraico? O non avrebbe piuttosto requisito l'intero Monte del Tempio per costruire il suo centro di comando militare regionale? Torniamo allo storico Giuseppe Flavio. Riguardo alla Torre di Antonia, sembrerebbe composta da numerose città, perché se saliamo questa Torre di Antonia, vedremo tutta la città, poiché ci troveremmo sulla sommità della collina. L'unico luogo, in cima a una collina grande da poter accogliere 10.000 tra soldati e personale di supporto, è il Monte del Tempio di 36 acri. Nel 333 d.C., il cosiddetto Pellegrino di Bordeaux andò a Gerusalemme e descrisse ciò che vide. Sono su una torre alta circa 30 metri, accanto alla chiesa del Santo Sepolcro. È un posto affascinante, perché da questa posizione il Pellegrino disse che guardando verso est si vedeva soltanto il lungo muro di un forte romano. Guardando verso est da qui, io vedo solo il lungo muro del Monte del Tempio. Credo che il Pellegrino di Bordeaux stesse descrivendo la vista del forte romano da questo punto. Una prova schiacciante è questo che vedeva. Era il complesso del Monte del Tempio. Sono certo fosse una fortezza romana ad ospitare la decima legione. Le testimonianze storiche collocano il forte romano sul Monte del Tempio. Perché la maggioranza crede che quella fosse l'ubicazione del Tempio? Alla fine, quando il Tempio fu distrutto da Tito nel 70 d.C., era rimasto solo un campo di erba che copriva tutto. Non si capiva più cosa ci fosse. E per gli ebrei, che per secoli vissero esiliati da Israele, è difficile determinare il sito del Tempio. Così, questo è il posto su cui tutti concordano. Infatti, nel IV secolo si facevano varie congetture su quale fosse il vero luogo del Tempio. Le persone non ne erano sicure. Un evento importante che favorì l'idea del Monte del Tempio come sito del Tempio fu l'invasione dei crociati a Gerusalemme. Nel 1099 c'erano migliaia di crociati che arrivarono e conquistarono il complesso del Monte del Tempio, e quando arrivarono in cima ci fu una gran carneficina. Furono uccisi molti ebrei, molti musulmani, i crociati strisciarono sulla cupola. Non era ancora d'oro, ma strisciarono sopra quella cupola e staccarono la luna crescente che sostituirono con una croce. Lo chiamarono Templum Domini, che significa Tempio di Dio. Questo, credo, diede il via a una tradizione. 70 anni dopo la conquista di Gerusalemme da parte dei crociati e 1100 anni dopo la distruzione del Tempio di Erode, un ebreo della Spagna di nome Beniamino di Tudela visitò Gerusalemme e scrisse che il Monte del Tempio era l'ubicazione dei templi precedenti. La sua enfatica affermazione suggellò la tradizione e da quel momento in poi è rimasta praticamente indiscussa. Io credo che questo non sia il sito del Tempio di Salomone e del Tempio di Erode, ma che sia nella città di Davide, un migliaio di metri a sud di qui. Andremo alla città di Davide e vedremo se quello è davvero il luogo in cui Dio ci dice si trovassero i suoi templi. La città di Davide è un terreno di 12 acri a sud del Monte del Tempio. Siamo qui nella città di Davide. E fu nel XIX secolo che si stabilì che si trattava della città di Davide, con la scoperta della sorgente di Gihon e del tunnel di Ezechia. Quando re Davide arrivò a Gerusalemme, la città di Davide era abitata dai Gebusei. Gli uomini di Davide ne presero la fortezza. E 2 Samuele 5:9 dice: Davide abitò nella fortezza e la chiamò città di Davide. E nella scrittura di 2 Samuele, capitolo 24, versetto 18, viene rivelato che dopo la conquista della città dei Gebusei, che è proprio sotto la città di Davide, Yahweh ordina a Davide di acquistare l'aia di Ornan il Jebuseo. E poi 2 Cronache, capitolo 3, versetto 1, vediamo che Salomone cominciò a costruire la casa di Yahweh sull'aia acquistata da Ornan il Jebuseo. Il Tempio di Salomone era nella città di Davide, la fortezza Jebusea. Non si può mettere in dubbio 2 Cronache 3:1. Se prendiamo la Bibbia come valore di base, il Tempio di Salomone era lì. La città di Davide è chiamata anche Sion. 2 Samuele 5:7 dice: Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide.
Eusebio, uno storico del III secolo e custode della biblioteca di Cesarea, scrisse che il Tempio era Sion. La collina chiamata Sion è Gerusalemme, l'edificio lì presente, cioè il Tempio. Re Davide prese la fortezza della cittadella di Sion e cambiò il suo nome in città di Davide. Così il monte Sion è la città di Davide, o la cittadella di Sion è la città di Davide. Siamo nell'area della città di Davide. Qui c'è un sito archeologico e lì c'è il muro sud del Monte del Tempio tradizionale. Siamo nell'area generale del Monte del Tempio. Questa zona l'abbiamo vista in foto degli anni 30. Vediamo queste culture a terrazza e persino le persone che arano il terreno. È molto interessante che la scrittura lo profetizzi. Il profeta minore Michea dice al capitolo 3, versetto 12, Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine e il monte del Tempio sarà un'altura boscosa. Il Tempio sarà come un campo arato. Beh, non ci sono campi arati lassù. Quelle mura sono lassù da circa un paio di migliaia di anni. Se è davvero il Tempio di cui parla Michea, dovrebbe esserci un campo arato. Lì non c'è, è qui. Possiamo star certi che la città di Davide corrisponde a ciò che dice il profeta e a ciò che dice la Bibbia nella storia. Non esiste teoria che non abbia una lunga lista di detrattori, soprattutto la teoria del Tempio. È scioccante per molti che dicono, un momento, il Tempio nella città di Davide è la fortezza Sion? E poi dicono, ehi, aspetta, c'è un bel versetto che dimostra che ti sbagli a dire che il Tempio è nella città di Davide. Allora Salomone radunò gli anziani di Israele e tutti i capi della tribù per portare l'arca del patto di Yahweh della città di Davide, cioè da Sion. Le persone dicono, beh, è stata portata fuori la città di Davide, quindi è stata portata, presumono loro, sul monte del Tempio. La Bibbia non dice dove fu portata. In seguito fu posta dentro il Santissimo, sotto le ali dei cherubini. Ora, dove la misero quando fu portata fuori dalla città di Davide? Ci fu una grande festa, parteciparono tutti i sacerdoti di Israele, dove uccisero così tanti animali da non poterli contare. La città di Davide è solo un'area di 12 acri, confini ridottissimi. Non avrebbero potuto farla nella città, una festa che somigliava più a una fiera di Stato. Non si poteva fare dentro la città. E poi riportarono l'arca nel Tempio, che era nella città di Davide. Un racconto storico poco noto descrive due ponti coperti o colonnati che si estendevano per circa 180 metri tra il Forte Antonia a nord e il Tempio di Erode a sud. Li descrive Giuseppe Flavio. Riguardo la Torre Antonia, era situata all'angolo di due colonnati del cortile del Tempio, di quello ad ovest e di quello a nord. Descrive poi il Forte Antonia come una guardia del Tempio e dice che si trovava su un colle più elevato e che precludeva il lato del Tempio a nord. Queste descrizioni confermano che il Forte era sul monte del Tempio più in alto, mentre il Tempio era 180 metri a sud e a un'altezza inferiore. Anche nel Libro degli Atti c'è una storia che lo conferma. Descrive il momento in cui il comandante dei soldati romani posta rapidamente delle truppe dal Forte fino al Tempio, per salvare l'Apostolo Paolo da una situazione pericolosa. E il tribuno, preso immediatamente dei soldati e dei centurioni, si precipitò verso i giudei. Il versetto 40 descrive come Paolo parlasse alla folla. Paolo, in piedi sulla gradinata, parlò loro. Si trattava della gradinata che portava alla fortezza Antonia. Un altro indizio per individuare il Tempio sono le sorgenti di Gion, le fonti d'acqua dolce di cui parla la Bibbia in 1 Re 1.38, dove Salomone viene portato a Gion per essere unto come re. Acqua corrente fresca era necessaria anche per il culto e per i sacrifici animali che avvenivano nel Tempio. 1 Re 8.63 ci dice che nel giorno della dedicazione del Tempio, Salomone immolò come sacrificio di riconoscenza a Yahweh 22.000 buoi e 120.000 pecore. Ripulire tutto dopo il sacrificio di così tanti animali richiedeva enormi quantità di acqua corrente. Lo storico romano Tacito ci dice che il Tempio racchiudeva una fonte inesauribile.
È necessaria l'acqua di una sorgente per lavare e purificare il sacerdote prima che entri nel tempio per il culto. Qui c'è acqua corrente, pulita, pura, che arriva dalle sorgenti di Gihon, attraversando il tunnel di Ezechia, e che finisce in questa pozza d'acqua. Prima che i sacerdoti entrassero nel tempio, che fosse di Salomone o di Erode, dovevano lavarsi nell'acqua di fonte. L'unica acqua di fonte in tutta Gerusalemme è qui, alle sorgenti di Gihon. Non c'è acqua di fonte sul monte del tempio. È impossibile che si lavassero le sorgenti di Gihon e poi percorressero 400-800 metri fino all'altare sul monte del tempio, prima di poter entrare nei cortili del tempio, zona considerata purificata. La tradizione, se messa al di sopra dei fatti, può essere un grande ostacolo alla ricerca della verità. Ma la tradizione può anche dare indizi utili se accompagnati da prove scritturali, storiche o materiali. Dobbiamo considerare le tradizioni locali nella nostra ricerca del luogo del Tempio. Ho fatto la guida turistica qui per più di 13 anni e ora stiamo scoprendo delle cose straordinarie che si trovano a sud dell'area del Monte del Tempio, dove pensiamo di aver trovato il Tempio di Salomone, che sarebbe nella parte sud. Ed è possibile che il Tempio di Salomone sia davvero in quest'area, vicino alla città di Davide. Ci hanno sempre detto che il Tempio è in quest'area. Nessuno dice che è il Tempio sotto la moschea. Nessuno dice che è il Tempio qui all'angolo. E nessuno dice che il Tempio è qui. Ma tutti quelli che si intendono di queste cose dicono che il Tempio è sotto la città di Davide. Questa è la città di Davide. La città di Davide. Dicono, gli ebrei dicono, alcuni ebrei dicono che il Tempio si trovava qui. Bene, gli ebrei sul Monte del Tempio. C'è altra gente tra gli ebrei che dice che il Tempio è nella moschea, sotto la moschea. Nella mia opinione, da quello che ho visto e sentito, la maggioranza dice che si trova sotto la città di Davide. Dici che la Bibbia stia dicendo a te, gli archeologi, la Bibbia dice che il posto è questo, la città di Davide. La città di Davide, lo dice la Bibbia, già. La Bibbia dice che il posto è questo, ma se lo dico io, non mi ascoltano. E così se lo dice un altro. È una questione politica. Al di là di politica e tradizione, esistono prove archeologiche a sostegno dell'idea che il Tempio si trovi nella città di Davide? Un paio di anni fa stavo facendo un tour della città di Davide, che è un labirinto sotterraneo di tunnel e grotte. Si ritiene che molte di queste pietre siano dei tempi di Abramo, della fortezza Gebusea e di altre storie bibliche. Mentre camminavo, vidi questa scintilla di luce in alto, in un condotto dove stavano lavorando. Sentivo metallo sul metallo e vedevo la luce. E lassù dove stavano lavorando, scoprì in seguito, c'era un posto che crediamo potesse far parte del Tempio di Salomone. E adesso andremo lì, ma per me iniziò tutto lassù, attraverso il condotto, dove ho visto la luce 2 anni fa. Questi scavi recenti sono opera di Elishu Kron, che era il direttore degli scavi nella città di Davide. Credo si sia imbattuto in un'area che faceva parte della struttura del Tempio di Salomone. Questo risale al periodo del Primo Tempio, o anche prima. Parliamo del periodo della media età del bronzo, 800 anni prima di Re Davide. 800 anni prima di Re Davide, vorrebbe dire intorno all'epoca di Abramo e Melchisedec. Usavano questo posto come area di culto e lo usano ancora fino alla fine di quest'area, all'incirca tra la fine dell'VIII e inizio del VII secolo avanti Cristo. È l'unico luogo che conosciamo della città di Davide in cui possiamo dire che ci fosse un qualche culto, con un monolito, una stele, con un posto per i sacrifici e con tutto quello che troviamo qui. Questo è un posto per il culto, un posto per pregare, è un posto per i sacrifici, è un posto dove le persone si connettono con Dio. Siamo in questo incredibile sito archeologico. Qui, sotto i miei piedi, c'è un frantoio sacro. Potete vedere dove si metteva la trave di legno per frantumare le olive. L'olio era molto importante per ungere qualcuno che entrava nel tempio.
qui vicino, a circa 9 metri, ecco le sorgenti di Gihon. C'era bisogno dell'acqua che affluiva per ungere il sacerdote prima che entrasse nel Tempio. Leggiamo nelle scritture che Salomone andò alle sorgenti di Gihon in sella a un mulo, proprio qui, e fu unto con l'olio quando fu incoronato re alle sorgenti di Gihon, che sono proprio dove ci troviamo. Sorprendentemente, gli archeologi hanno da poco scoperto quest'area, che risale al periodo del primo tempio, e ha dei canali all'interno. Se guardate qui, questo è un canale dove scorreva il sangue. Il sangue scorreva qui. Uccidevano gli animali e poi il sangue passava da qui. Possiamo vedere dove venivano legati gli animali. Qui è dove passavano gli anelli, e così l'animale era legato. Quando gli archeologi arrivarono, trovarono mucchi di ossa dappertutto, segno dei sacrifici animali, e trovarono questi particolari solchi nel terreno. E si ritiene che siano, me lo ha detto Eli Shukron, l'archeologo, come dei piedistalli di legno metallo. Quest'area qui, che arriva ben oltre laggiù e qui, è un santuario molto antico, che credo sia parte del Tempio stesso di Salomone. Ci sono i canali per il sangue, c'è il frantoio laggiù, ci sono i piccoli ganci, i ganci di pietra al lato del muro dove poter legare gli animali, ed è a circa 9 metri dalle sorgenti di Gihon, un posto perfetto per l'acqua. Perché se si compiono molti sacrifici, poi c'è bisogno di acqua. Questo è il Tempio di Salomone? Non lo so. È il Tempio di Erode? Non lo so. Ma per un autorevole archeologo israeliano, questo è un tempio. Ma lui non è pronto a dire se fosse quello di Salomone o quello di Erode. Ma ha detto che era un tempio. Ed è nello stesso posto in cui 2 Cronache 3.1 dice che Salomone ha costruito il Tempio per Yahweh. È nella città di Davide, proprio vicino alle sorgenti di Gihon. E se questo antico santuario fosse ciò che resta del Tempio di Salomone, il Tempio di Erode, costruito sopra quello di Salomone, fu completamente distrutto nel 70 d.C., ma questi resti, ricoperti dai Babilonesi nel 586 a.C., combaciano con 2 Cronache 3.1. È assolutamente pazzesco. Pensiamo che queste rocce ci testimonino che questo è il luogo esatto del Tempio di Salomone. Tutto ci porta qui e da nessun'altra parte, non al Monte del Tempio. È nella città di Davide, presso le sorgenti di Gihon, che gorgogliano a pochi metri di distanza, dove mi trovo adesso. Credo sia una delle cose con cui dobbiamo procedere con cautela, perché tocca l'emotività. Abbiamo a che fare con credenze profondamente radicate, perciò dobbiamo farlo con compassione, da una parte. Ma allo stesso tempo la vedo come una cosa positiva, perché dovrebbe portarci nella direzione di riesaminare quello che sappiamo. Ci sono posti dove la vera sfida non è trovare nuove prove di per sé. La sfida più grande è mettere da parte le tue convinzioni, in modo che non intralcino la scoperta. Se credo che l'ubicazione del Tempio nella città di Davide abbia dei meriti? Ma certo, fa sorgere ogni altro tipo di domande. Il fatto che le scritture dicano che il Tempio era nella città di Davide e vicino alle sorgenti di Gihon, e che guardando il Monte del Tempio non si vede alcuna sorgente su di esso, mi ha convinto decisamente del fatto che il Tempio non si trovasse sul Monte del Tempio. Sono convinto che fosse proprio qui, nella città di Davide. Se dunque il Tempio era situato nella città di Davide, che implicazioni avrebbe oggi? Ovviamente molti cristiani dicono, se ricostruiranno il Tempio, devono farlo proprio vicino a dove si trova la cupola della roccia. Non è che scatenerà la Terza Guerra Mondiale? Ma se il vero Tempio era nella città di Davide, che è a sud di dove si trova la cupola della roccia, parecchio a sud, fuori dalle attuali mura della città, allora il Tempio può essere ricostruito nella città di Davide, senza toccare la cupola della roccia. Questo avrebbe incredibili implicazioni politiche, ovviamente.
In Luca 8,17 c'è un versetto affascinante. Poiché non c'è nulla di nascosto che non debba manifestarsi, né di segreto che non debba essere conosciuto e venire alla luce. E se il Tempio fosse una di quelle cose che sono nascoste, che saranno rivelate, che sono segrete e verranno alla luce? Se mai troveremo il Tempio, credo che dovremo usare la Bibbia. E la Bibbia mi dice che il Tempio deve essere nella città di Davide, nella fortezza di Sion, e bisogna ignorare l'allettante richiamo delle tradizioni orali. Qui troveremo la verità. È nella parola di Eloah, e non in supposizioni umane, ma in ciò che Eloah ci sta dicendo.